ACSM Agam, l'energia che unisce. Buongiorno, da Paolo Carboni, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia Espansione TV. Siamo in collegamento dalla Cappella della Vergine Maria Addolorata all'interno dell'ospedale Valduce di Como. Si celebra oggi la 44esima giornata nazionale per la vita e avrà per tema custodire ogni vita. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il carisma della congregazione e le suore infermiere dell'Addolorata che hanno fondato e reggono questo ospedale nasce con la madre Giovannina Franchi, beatificata il 20 settembre 2014 in Duomo Como. Giovannina Franchi nasce a Como il 24 giugno del 1807, di famiglia benestante, si spoglia di ogni ricchezza per dedicarsi ai poveri. Il 27 settembre del 1853, con alcune compagne, iniziò la Pia Unione delle Sorelle Infermiere di San Nazaro. Questa congregazione era dedita alla cura degli ammalati e dei poveri nelle proprie abitazioni. Le sorelle si recavano anche nel carcere cittadino ad insegnare il catechismo e ad assistere le donne lì rinchiuse. Giovannina continuò a vivere in modo molto semplice, ritmato da una regola da lei stessa scritta e da un orario che contemplavano la preghiera e il servizio. Fedeltà quotidiana al servizio della carità. Giorno dopo giorno, nella eroica fedeltà alla chiamata di Dio, si consumò la vita fino al 23 febbraio del 1872, quando morì contagiata dal vaiolo contratto curando un malato a domicilio. Presiede l'Eucaristia Don Francesco Saccomani, cappellano dell'ospedale e canonico della cattedrale, con celebra Don Felice Cantoni. Predisponiamoci per la Santa Messa.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle convocati dal Signore per ascoltare la Sua parola, per partecipare al Suo banchetto in questa giornata per la vita e a difesa della vita, preparandoci alla giornata del malato del prossimo venerdì, giorno del ricordo dell'apparizione della Madonna a Lourdes. Con tutte queste intenzioni partecipiamo a questa Santa Eucaristia, riconoscendo innanzitutto i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Dove l'ho in mercati del mondo,
Preghiamo. O Dio tre volte santo, che hai scelto gli annunciatori della tua parola tra uomini dalle labbra impure, purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore, cosicché, come discepoli, seguiamo Gesù, nostro Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lempi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» E io risposi: «Eccomi, manda me». Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie,
grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca, canteranno le vie del Signore. Grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Cantiamo al Signore, grande è la tua gloria. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre, apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La parola del Signore che ci viene offerta in questa quinta domenica del tempo ordinario ci presenta tre racconti di vocazione, tre chiamate. La prima lettura ci ha presentato la vocazione di Isaia, la chiamata di Isaia, vissuto nell'VIII secolo avanti Cristo, viene descritta in modo solenne e mette in evidenza la santità di Dio, dinanzi al quale ogni persona è dalle labbra impure e ha bisogno di essere purificata col carbone ardente preso dall'altare per sentirsi ripetere: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Anche Pietro, ci dice l'Evangelista Luca, dinanzi alla potenza di Gesù nella pesca miracolosa, esclama: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Dinanzi a Cristo, che si è rivelato anche a lui, Paolo, nella prima lettera ai Corinzi,
dichiara: io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Di fronte al Signore che fa irruzione nella nostra vita, che ci sceglie, che ci chiama, che ci invia per una missione, non possiamo sentire la nostra pochezza, i nostri limiti, i nostri peccati. Questa constatazione non ci impedisce di rispondere come Isaia: eccomi, manda me. Oppure ripetere il gesto dei discepoli che lasciarono tutto e seguirono Gesù. Per compiere la missione alla quale il Signore ci destina è necessaria la nostra risposta di persone libere, consapevoli. Ma l'iniziativa è sempre di Dio, che appare Isaia, che ferma Saulo sulla via di Damasco, che dice a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. È la parola di Dio fatta carne in Cristo che chiama e mentre chiama trasforma e rende capace di dare una risposta generosa e incondizionata. Alla richiesta, che appare insensata, Simone e i suoi compagni hanno faticato tutta la notte senza pescare nulla e per di più sanno bene che si pesca poco in pieno giorno. Pietro mette da parte le sue certezze e risponde senza indugio: sulla tua parola getterò le reti. È una affermazione straordinaria che esprime l'essenziale della fede cristiana. Un'adesione fiduciosa e profonda a Gesù, un'obbedienza completa e totale alla sua parola. È la parola di Gesù che trasforma i pescatori del lago di Tiberiade in pescatori di uomini. Luca annota dicendo che Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Pietro, da pescatore di pesci, deve diventare pescatore di persone, capace cioè di condurre uomini e donne al Signore. E questa promessa gli viene rivolta mentre egli confessa la propria inadeguatezza, a riprova di come solo grazie all'adesione al Signore egli potrà scacciare ogni paura e compiere ciò che alle sue forze sarebbe impossibile. Il racconto evangelico si conclude con una annotazione che nella sua brevità può riassumere il senso di un'intera vita. I tre pescatori, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Quegli uomini che dicono sì a Gesù e lo seguono, rinunciano al loro lavoro, abbandonano la famiglia, la casa, le loro sicurezze. Il loro sì comporta delle rinunce che Pietro, Giacomo e Giovanni e tutti coloro che dicono sì al Signore hanno vissuto con gioia, perché hanno accettato liberamente di non anteporre nulla all'amore di Cristo. Hanno deciso di stare con Lui nella certezza che il suo amore vale più della vita. Ci sono momenti nella nostra vita in cui Dio si rivela anche a noi, ci chiama a seguirlo, non in modo spettacolare, ma in modi più diversi. Tutti dunque siamo chiamati a seguire il Signore. Sta a noi riconoscere la sua voce, discernere i segni della sua volontà. E questo avviene nell'ascolto della sua parola, nella contemplazione, nella preghiera. Lì ci rendiamo pronti e disponibili ad accogliere la sua chiamata, che non è riservata a pochi eletti. La vocazione
non è riservata ai soli sacerdoti, ai religiosi o alle religiose, ma è rivolta a tutti. È una chiamata universale, anche se per missioni e servizi diversi. Dio chiama per affidare un compito, per coinvolgerci nel suo progetto di salvezza. La risposta dei profeti e degli apostoli a volte è immediata, gioiosa, altre volte è titubante, perplessa. Ma tutti alla fine dicono il loro: eccomi, sono qui, fa di me secondo la tua parola. E allora, concludendo questa nostra riflessione, sorgono alcune domande, alcuni interrogativi che possiamo riprendere durante la prossima settimana. Come ci comportiamo noi di fronte alla scelta e alla chiamata del Signore, che ci vuole impegnati nel suo servizio, nel servizio dei fratelli, soprattutto gli ammalati, nella comunità ecclesiale, nella comunità civile? Sappiamo fidarci veramente e totalmente alla parola del Signore? Oppure ci lasciamo scoraggiare dai nostri fallimenti? Siamo pronti a seguirlo fino alla fine? Ci aiuti la Vergine Maria a rispondere generosamente alla chiamata del Signore e a comprendere sempre più che essere discepoli significa mettere i nostri piedi sulle orme lasciate dal Maestro, camminando con Lui e dietro a Lui. Così sia. Meditiamo sulle parole del Vangelo di oggi e, facendole nostre, impariamo a portare il Vangelo nella nostra vita. Impariamo dalla madre Giovannina Franchi, che in poche parole racchiudeva l'essenza della carità: assistere gli infermi, ma con gran cuore. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato purifica anche il nostro cuore e le nostre labbra, consentendoci di pregare con verità e amore il Padre che è nei cieli. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, Tu ci inviti a prendere il largo, superando ogni delusione e paura. Donaci di camminare con fiducia e decisione nelle piccole e grandi imprese della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti preghiamo per quanti hai posto a guida della barca della Chiesa: il Papa, i Vescovi,
i sacerdoti e i consacrati. Rendili saggi e forti, pieni di fede, speranza e carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, Dio della vita, donaci di custodire ogni vita, dei piccoli e degli anziani, dei malati e dei sofferenti, di chi patisce solitudine e persecuzione. Conforta i fratelli che vivono situazioni di difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, dona al nostro mondo di riprendere le vie della pace, dell'accoglienza, della giustizia e della verità. Rendici collaboratori di ogni bene che incontriamo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre misericordioso, tu che sempre trasformi le reti vuote in reti piene, ascolta la nostra preghiera e donaci di dimorare sempre nella gioia del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli, lo Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Giovannina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendi, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo et in Cristo. Amen. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpus Christi. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Il Vangelo odierno non sta nella pesca straordinaria, nelle barche riempite di pesci. Non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare dei miei difetti, non ha paura del mio peccato e vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio Signore. E abbandonato tutto lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare le barche, le reti e andare dietro a quel giovane rabbì dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il libro, la sinagoga, tutto il necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava, e non era una morale più nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e di una terra nuova. È il cromosoma divino del nostro DNA. Fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Li ribalta il mondo. E i pescatori cominciarono a ubbidire agli stessi sogni di Dio. Yeah.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di vita eterna cresca in noi di più la vera fede per Cristo nostro Signore. Invochiamo la benedizione del Signore su ciascuno di noi, sui nostri cari, sulle nostre famiglie, sugli ammalati, su coloro che li assistono, su coloro che hanno partecipato e seguito questa celebrazione attraverso la televisione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. Per la Santa Messa delle ore 10 l'appuntamento è per domenica prossima. Grazie a questa bella comunità dell'ospedale Valduce per averci accolto e condiviso il momento della Santa Messa domenicale. Da Paolo Carboni, dalla regia e dalla squadra esterna, buona domenica. La linea ripassa ai programmi della rete.